Nazionale Pieri, si chiude la tua prima edizione da direttore artistico, raccogli un'eredità pesante, come è stato? Beh, sai, è un po' come chi ha sempre il ragazzo di bottega che ha vissuto tutte le fasi, tutti i ruoli di una lunga storia, perché io sono uno dei vincitori del primo concorso di musicultura, pensa un po', nel 1990, è lì che ho conosciuto Piero e al tempo cercavo di diventare un cantautore. In realtà il mio sogno era di vivere di diritti d'autore e di non stare nemmeno sui palchi, sì. E poi da lì è nata un'amicizia con Piero che negli anni mi ha portato a collaborare sempre più strettamente con lui e poi da tanti anni ormai ho curato la produzione artistica di musicultura, ho lavorato a fianco a Piero per più di 20 anni. Senza la prima edizione, senza Piero, non è stata facile, non tanto per il fatto di sentirsi in difficoltà in scelte o in passaggi dell'iter annuale del festival, ma quanto proprio nella impossibilità di condividere quella quotidianità fatta anche di cazzeggio, all'interno del quale però poi si depositano quelle idee che il giorno dopo meritano ancora di vivere, di esistere. Questo era un gioco quotidiano bellissimo con Piero e la parte che mi manca di più è quella. E c'è da dire che è anche vero che non solo io, ma tutti noi di Musicultura, perché Piero è stato bravissimo, non è mai stato un accentratore, ha creato uno spirito, una squadra. Ci sembra quasi che Piero ci sia, perché ci chiediamo continuamente cosa direbbe Piero, cosa farebbe Piero. E in questo modo è come se vivesse ancora intorno a noi. Diciamo anche, no, che questa è una macchina rodata, no, perché è la 31ª edizione, è un meccanismo che chiaramente si è andato anche evolvendo al passo con i tempi, però è una macchina che, come dire, viaggia da un buono. Però quest'anno per tanti motivi era un po' come se si viaggiasse per la prima volta, no? Anche, diciamo, questa emergenza sanitaria che purtroppo stiamo ancora vivendo, noi stessi cronisti sparsi in giro per il teatro, no? Invece che riuniti in una sola area, posti limitati, è stata un po' una macchina. Mi sembra che tu abbia inquadrato la situazione, era un po' una prima volta. Ci siamo trovati in certe situazioni addirittura ad essere i primi proprio, non solo in questa fase, ma per esempio i primi di giugno a realizzare un concerto dal vivo in collaborazione con Radio 1, che è stato il primo concerto dal vivo in Italia con i 16 finalisti, con uno streaming abbiamo fatto, ma tutti i cambi palco erano in tempo reale. E questo è vero, da un certo punto di vista ha complicato molto l'azione, ma ha anche moltiplicato il piacere di farcela una volta che ce l'hai fatta. Confesso che in certi passaggi, come capita in queste situazioni, ci siamo pure chiesti ma chi ce l'ha fatto fare, cioè metà del quadro, no? Però poi ti guardi indietro e dici, beh, a questo punto proviamo ad arrivare di là e ci siamo arrivati.